Ciao a tutti, benvenuti e ben ritrovati nel mio canale. Come vedete, nuova creatura. Questa creatura è un cardigan e si chiama Infinito. Per Infinito ho voluto un punto molto molto fitto e caldo. Come vedete molto fitto bellissimo come punto dovete seguirmi nel tutorial perché ve lo spiegherò passo passo abbiamo in questo uh, tutorial un uh, diciamo una scolatura quasi tipo chanel per i bottoni ovviamente poi deciderete voi sapete che io non sono molto per i bottoni quindi deciderete voi quanti metterne come metterli se metterli se usare una spilla o meno e per infinito ho utilizzato la tecnica che amo di più, quella con partenza dalla scella. Di conseguenza il modello potrete modellarlo modello modellarlo, modellarlo sul vostro corpo senza fare nessun calcolo. Quindi basterà partire con il mio tutorial e arriverete pian piano a diversi step senza fare calcoli, e quindi riuscirete ad arrivare a qualsiasi tipo di taglia. Cerco di mostrarvi ora come viene nella parte dietro. Eccolo qua. Allora, tenete presente di una cosa, io questo infinito l'ho realizzato con varie sfumature, utilizzando due lotti diversi del Prima Donna. Poi vi spiego, vi faccio vedere anche quali ho utilizzato, che sono colori però che non ci sono più, ma lo sto realizzando anche a tinta unita ed è veramente stupendo e vi mostrerò anche quello quindi per non impazzire troppo a miscelare le varie tonalità di colore potrete farlo anche a tinta unita ok oppure estivo in base al filato che voi sceglierete estivo invernale cioè, non avrete avrete solo bisogno della fantasia vostra quella che voi avete e realizzerete un infinito veramente veramente stupendo Ok, quindi per questo infinito che è in lana, quindi super super caldo eh, io ho realizzato la manica lunga, però se lo farete in cotone potrete lasciarlo a manica corta o a tre quarti, a seconda del, del vostro desiderio, di come volete realizzarlo. Quindi io vi lascio e andiamo al tutorial. Come detto, voglio mostrarvi come viene a tinta unita è veramente stupendo questo tra l'altro è un filato che vi consiglio spassionatamente quindi se lo volete fare a tinta unita non ci sono molti colori dell'angora comfort che è questo filato qui è, è veramente è veramente stupendo lo sto lavorando sempre con l'uncinetto numero 5 e viene viene una nuvola guardatelo quindi se pensate di realizzarlo a tinta unita e volete un consiglio sul filato da utilizzare ecco assolutamente questo questo tra l'altro quando l'ho terminato questo infinito monocolore quando l'ho terminato ve lo, lo farò vedere appunto sul, sulla mia pagina facebook eh, e anche sulla mia pagina instagram ve lo consiglio come filato se non volete è un angora ma come vedete non ha pelini o perlomeno eh, guardate ve lo faccio vedere proprio il punto guardate che cos'è qui lo notate e lo apprezzate ancora di più e questo l'ho iniziato dopo. Tra una parte e l'altra, tra l'altro, l'ho portato con me nel treno quindi <ride> mi serviva un progetto non troppo eh, complesso. Perché quando c'è una sfumatura, bisogna fare attenzione alle due parti che siano ben sfumate, ben omogenee per quanto, po per quanto sia possibile. Quindi, se parlo, se tu che mi stai guardando sei magari una principiante che vuole provare a fare infinito, ti consiglio sicuramente un, un colore, un monocolore. Ecco questo qui ti piacerà senz'altro vi lascio il link del filato se siete interessati a questo filato io questo sto usando e questo vi, vi sto citando ve lo lascio proprio sotto il video tutorial fate attenzione che riuscite a c'è una freccetta guardate sotto la, cliccate la freccetta si apre proprio tutta la descrizione di ciò che ho utilizzato il filato e quant'altro ok e ora vi mostro invece tutto il resto per realizzare questo bellissimo cardigan, eh, io utilizzerò due filati dello stesso genere. Quindi, praticamente, questo è il Prima Donna. Io avevo un lotto, quindi 400 grammi di questo colore e 400 grammi di questo colore. Non ci sono più sul sito da un po' di tempo, e allora ho deciso di metterli insieme. Normalmente questo filato si lavora col 3 o col 4 come uncinetto, io lo lavorerò con il numero 5 per un semplice motivo, visto che la trama è molto fitta di questa goccia e di conseguenza preferisco lavorarlo con il 5 per renderlo un po' più morbido eh, sulla pelle, già è morbidissimo il filato di per sé ma come vedete è molto fitta proprio la lavorazione e così rimane veramente delizioso sulla pelle quindi che cosa faccio? utilizzerò l'uncinetto numero 5 non so ancora ve lo scriverò sicuramente perché ehm, quando finirò il cardigan saprò quanto filato mi, eh, mi è servito e quindi vi consiglierò di conseguenza e per il momento io vado avanti, ho 400 grammi di questo e 400 di questo. Vado avanti, poi vi dirò quanta lana effettivamente mi è servita. Il lavoro partirà da un cerchio, quindi partiamo tutte insieme, qualsiasi sia la vostra taglia, partiamo tutte insieme da questo punto, si parte da sotto la scella e si va avanti come i progetti che amo io quindi in questo caso quindi non vi darò nessun tipo di taglia ma andiamo avanti insieme passo passo vi spiegherò quali sono i vari step man mano quindi se dovete fare un cardigan per una bimba o una o dovete farlo per voi stesse qualsiasi taglia voi siate partite con me man mano vi dirò quando dovete fare attenzione va alle varie larghezze e taglie, ok? Quindi, ma ve lo dico man mano, voi dovete semplicemente seguirmi e vi spiegherò piano piano come arrivare alla vostra taglia, ok? Quindi, nessun calcolo da fare e per qualsiasi taglia. Quindi, partiamo. Partiamo quindi con un cerchio magico cerchio magico ve l'ho mostrato più volte ma ve lo voglio far rivedere allora il filo corto è questo io tengo il filo lungo e gestito dalla mano destra passa intorno alle tre dita vado a catturarlo con il mignolo il l'uncinetto e verso vedete l'uncino e verso le mie dita Prende il filo lungo, giriamo la mano, prendiamo il filo lungo e lo portiamo nella solina, e abbiamo realizzato così il nostro cerchio magico. Ed è qui che noi lavoreremo le prime maglie. Ok? Quindi. Le prime maglie sono se proprio non vi riesce il cerchio magico che proprio mh, non c'è verso, vi è antipatico, ok? Allora fate in questo modo. Realizzate una catenella. Vediamo un po', 1 2 3 e 4, facciamo solo quattro maglie dovrebbero bastarci. Chiudete a cerchio queste quattro catenelle. Così con una maglia bassissima e poi proviamo a vedere se ci stiamo io dopo riparto però col mio cerchio magico e eh? quindi facciamo le 3 catenelle iniziali più 2 catenelle di separazione totale 5 catenelle entriamo nel cerchio magico e facciamo una maglia alta 2 catenelle di separazione entriamo nel cerchio magico e facciamo una maglia alta 2 catenelle, entriamo nel cerchio e facciamo una maglia alta 2 catenelle, entriamo nel cerchio e facciamo una maglia alta. Dobbiamo fare 6 buchi 6 buchini 1 2 3 4. Andiamo a farne ancora 2 catenelle. Entriamo qui. Abbiamo 1 2 3 4 5 buchini. Filo sull'uncinetto. 1. Vedete, che questa è la prima catenella. No, abbiamo fatto una catenella da 3 più 2, totale 5. Andiamo nel 1, 2, nella terza catenella. Entriamo con l'uncinetto. Prendiamo il filo e chiudiamo tutto quanto insieme. E così anche chi non. perché. Mi venite a dire anche, non mi scrivete, a volte mi dite Marina, io il cerchio magico non c'è niente da fare, non riesco, quindi anche chi non riesce a fare il cerchio magico può partire in questo modo. Adesso io riparto con il cerchio magico, quindi... E dobbiamo anche per chi invece il cerchio magico lo realizza abitualmente, realizzare i nostri sei... Quindi partiamo sempre con 1, 2, 3, 4 e 5 catenelle. Entriamo nel cerchio magico e andiamo a fare la prima maglia alta, 2 catenelle. Entriamo nel cerchio. La seconda, 2 catenelle, entriamo la terza, dobbiamo fare la stessa identica cosa, ok? sono sei buchini in totale ne dobbiamo fare 5 per poi agganciarci 1 2 3 4 e 5 ora per chi ha fatto il cerchio magico stringerà come ho fatto io poi stessa cosa 1 2 3 nella terza catenella dall'uncinetto prendiamo il filo e chiudiamo tutto insieme quindi sia per chi ha fatto le catenelle che chi ha, chi ha fatto il cerchio magico ci ritroviamo tutte a questo punto e il primo giro l'abbiamo fatto. Il secondo giro, allora come vedete noi siamo al centro di questo buchino e proprio qui partiamo con la prima maglia alta che è ovviamente è composta da 3 catenelle. Filo sull'uncinetto, vedete che abbiamo la prima maglia alta che è quella sottostante, dobbiamo portarla a rilievo, quindi noi entriamo da dietro in questo modo. Prendiamo il filo, lo portiamo avanti, lo raccogliamo e facciamo una maglia alta. Abbiamo fatto così una maglia alta a rilievo sul davanti. Ora, nello spazio che troviamo, entriamo e facciamo una maglia alta 2 catenelle, rientriamo di nuovo e facciamo una maglia alta così. Ora di nuovo filo sull'uncinetto andiamo a mettere a rilievo questa maglia. Così, quindi io passo dietro, porto il filo ovviamente a mio favore, lo raccolgo e faccio la mia maglia alta. Quindi filo sull'uncinetto entriamo nello spazio seguente, qui abbiamo lavorato, entriamo in questo spazio e facciamo una maglia alta 2 catenelle rientriamo una maglia alta ora di nuovo filo sull'uncinetto mettiamo a rilievo questa maglia porto il filo sul davanti lo raccolgo e faccio la mia maglia alta nel lo spazio successivo andiamo a fare una maglia alta 2 catenelle rientro una maglia alta e di nuovo mettiamo a rilievo questa maglia e di nuovo nello spazio andiamo a fare una maglia alta 2 catenelle e una maglia alta a rilievo Entriamo nello spazio e facciamo di nuovo maglia alta 2 catenelle maglia alta sempre nello stesso spazio e in questo spazio entro e faccio l'ultima mia maglia alta ok perché vedete si vede che questa è proprio un, un angolo ok così abbiamo creato i lati di questo angolo, ora dobbiamo creare il tetto, diciamo l'unione di questo angolo. Quindi abbiamo fatto la maglia alta nel nostro centro e poi andiamo a prendere, andiamo a cercare la terza catenella che abbiamo fatto. Ricordate che qui ne abbiamo fatte, abbiamo fatto le 3 catenelle, no? Quindi 1, 2, nella terza catenella io entro prendo il filo e chiudo tutto insieme così mi trovo praticamente al centro di questo mio angolo ora abbiamo finito così il secondo giro ripartiamo col terzo giro tenendo presente che abbiamo bisogno di un segnapunto adesso il terzo giro parte con una catenella entro nel mio angolino e faccio una maglia bassa che verrà segnata con il mio segnapunto. Ok, in questo modo: ora vedete che qui sotto ho subito una maglia alta. Io entro e faccio una maglia bassa, entro nella maglia alta a rilievo e faccio una maglia bassa. Entro nella maglia alta normale e faccio la mia maglia bassa, in poche parole, ho lavorato tutte le maglie basse che avevo da lavorare, sono in totale 3 più ovviamente la prima che abbiamo fatto, ma non l'ho calcolata perché è dell'angolo. Ok. Ora entriamo anche noi nell'angolo, abbiamo fatto le tre maglie basse più una che abbiamo iniziato. Entriamo nell'angolo e facciamo una maglia bassa 2 catenelle rientro nell'angolo e faccio una maglia bassa ora guardate sotto abbiamo di nuovo le tre maglie alte quindi entrerò nella prima e faccio maglia bassa nella seconda e faccio maglia bassa nella terza maglia bassa e ho fatto le mie tre maglie basse più la prima dell'angolo ok io sto guardando solamente le maglie alte sottostanti quindi le maglie basse che abbiamo fatto adesso poi entriamo nell'angolo e facciamo maglia bassa 2 catenelle rientro maglia bassa una maglia bassa su ogni maglia alta quindi 1 2 e 3 Entro nell'angolo e faccio una maglia bassa 2 catenelle, rientro maglia bassa. Una maglia bassa su ogni maglia alta, quindi sono, sono tre. Entro nello spazio e faccio, che poi il mio angolo una maglia bassa 2 catenelle, e una maglia bassa. E procedo così per i miei lati che seguiranno quindi una maglia bassa su ogni maglia alta e nell'angolo maglia bassa 2 catenelle e maglia bassa di nuovo per l'ultimo lato 1 2 e 3 maglie basse entro nel primo mio angolino dove ho il marcapunto faccio la mia ultima maglia bassa e ora devo congiungermi con la prima dove ho messo il segnapunto stessa cosa che abbiamo fatto nel giro precedente entro, prendo il filo e chiudo tutte e tre le asoline insieme tolgo il mio segnapunto e abbiamo finito così il nostro terzo giro il quarto giro allora, 3 catenelle che equivalgono sempre alla prima maglia alta filo sull'uncinetto andiamo sulla prima maglia bassa la vedete questa entro e faccio la mia maglia alta così ora guardate questa è la prima maglia alta fatta prima della maglia alta a rilievo vedete quindi io cosa faccio ora? Prendo il filo sull'uncinetto e vado a fare la stessa cosa che ho fatto qui, però nel giro subito sotto che è questo. Ok? Quindi entro in questa maglia, prendo il filo e in modo molto morbido vado a fare la mia maglia alta. Così. Ora aspettate, che mettiamo anche il segnapunto nella prima maglia alta che abbiamo fatto quindi 1, 2, nella terza che è qua, metto il mio segnapunto. Ora su questa maglia alta rilievo corrispondente a questa maglia bassa, vedete entro e faccio una maglia alta quindi in corrispondenza di questa maglia a rilievo questa è corrispondente alla maglia alta sottostante quindi cosa faccio la vado a prendere e faccio una maglia alta a rilievo così ora dobbiamo lavorare l'ultima delle maglie basse con una maglia alta entriamo nell'angolo e facciamo una maglia alta 2 catenelle rientriamo nello stesso angolo una maglia alta ok rifacciamo di nuovo tutto nella prima maglia bassa una maglia alta nella maglia sottostante vedete questa non è a rilievo e questa a rilievo questa no vado a fare una maglia alta a rilievo Sulla maglia a rilievo entro nella corrispondente maglia bassa e faccio una maglia alta. Ora vado a fare la maglia alta a rilievo prendendo l'ultima delle maglie alte del giro sottostante e ora entro nell'ultima maglia bassa e faccio una maglia alta. Nell'angolo sono sempre una maglia alta 2 catenelle di nuovo una maglia alta. Rifacciamolo di nuovo insieme. Allora, nella prima maglia bassa andiamo a fare una maglia alta, poi scendiamo e andiamo a prendere questa maglia alta per farla a rilievo. Così. Nella maglia successiva che è questa, vedete che corrisponde alla maglia alta rilievo sotto, andiamo a fare una maglia alta. Poi in questa maglia dovremo entrare normalmente, invece noi andiamo a fare una maglia alta rilievo sotto, nel giro sotto. E ora non ci rimane che lavorare l'ultima maglia bassa a maglia alta. E poi facciamo il nostro angolo quindi una maglia alta 2 catenelle rientriamo una maglia alta benissimo rifacciamo tutto nella prima maglia bassa una maglia alta andiamo a fare la maglia alta a rilievo nella prima del giro sottostante una maglia alta sulla maglia alta a rilievo una maglia alta nell'ultima maglia alta del giro sottostante maglia alta a rilievo e poi nell'ultima maglia bassa del giro maglia alta nell'angolo una maglia alta che mi è scappata una maglia alta 2 catenelle e una maglia alta Perfetto. Rifacciamo così anche gli altri due lati. Nella prima maglia bassa, maglia alta. La seconda la vado a prendere nel giro precedente e faccio la maglia alta a rilievo sulla maglia alta a rilievo nella maglia bassa corrispondente. Che poi se guardate bene la maglia bassa corrispondente questa no. Perché va e la maglia della maglia alta a rilievo? Vedete che abbiamo preso dopo. Questa no, la maglia alta corrispondente di questa maglia a rilievo è questa. Ok, quindi è facile proprio da vedere. Quindi io vado in questa maglia alta a rilievo e qui farò una maglia alta normale, una a rilievo e una normale. Poi questa invece la porto a rilievo però la maglia alta così ok il più entrare in questo è l'ultima maglia alta la lavoro sull'ultima maglia bassa il più entrare in questo meccanismo e poi dopo vi viene in automatico fidatevi di me vi viene in automatico e poi niente facciamo l'angolo una maglia alta 2 catenelle e una maglia alta questo il giro lo facciamo completo così da prendere dimestichezza ok quindi rifacciamo sulla maglia bassa una maglia alta andiamo a prendere la maglia alta a rilievo del giro sottostante e la portiamo a rilievo sulla maglia alta a rilievo facciamo una maglia alta e una maglia alta a rilievo prendendo la maglia sotto Ora lavoriamo l'ultima maglia alta con una maglia un, l'ultima maglia alta sulla maglia bassa e qui vedete che noi abbiamo il nostro angolino e qui ecco perché vi dico mettete un segnapunto, vedete che questa è l'ultima maglia alta che abbiamo fatto. Quindi qui cosa facciamo? Entriamo nell'angolino e facciamo la maglia bassa, la maglia alta che manca e poi col filo sull'uncinetto andiamo nella terza catenella, dall'uncinetto, dal, nella terza catenella proprio dove abbiamo messo il nostro segnapunto e facciamo il nostro archetto. Se vi trovate meglio a segnare proprio dove dovete posizionare la maglia alta, Potete mettere il segnapunto nella base delle 3 catenelle, ok? Come più vi trovate comodo, mettete però il segnapunto proprio per perché per non trovarvi eh, nei problemi quando dovete fare un, l'unione, a parte che la faremo più volte insieme. Adesso la prossima volta metterò il segnapunto proprio dove dovremo inserire l'uncinetto per fare l'ultima maglia alta del giro, ok? Ora abbiamo finito il quarto giro. Andiamo a realizzare il nostro giro numero 5, una catenella, entriamo nel nostro angolino e facciamo una maglia bassa. Mettiamo subito il nostro segnapunto sulla maglia bassa, proprio dove dobbiamo poi puntare l'uncinetto. Ok? Quindi qui nel corpo, vedete? Ora andiamo a fare una maglia bassa su ogni maglia alta di base, partendo già dalla prima. Eh? Qui aspettate, che questa mi si è messa un po' come vuole lei, <ride> un po' storta. <ride> ok, maglia bassa, quindi contando anche quella che abbiamo fatto: ne abbiamo 1, 2, 3, 4. 5 6 7 8 più quella dell'angolo 9 quindi in totale sono 9 maglie basse 2 catenelle rientro maglia bassa sono rientrata nello stesso angolino ora riprendiamo con le maglie basse a partire dalla prima quindi contiamo già quella che abbiamo del nostro angolo uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, entriamo nell'angolo e nove. Quindi nell'angolo c'è una maglia bassa, 2 catenelle e una maglia bassa. E rifacciamo di nuovo, quindi 1, 2, perché so, siamo già 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, entro nell'angolo, 9, 2 catenelle e ricordo parto di nuovo con il mio angolo. Quindi praticamente qui abbiamo come angolo una maglia bassa, due catenelle e una maglia bassa, che però conto già la maglia la seconda maglia bassa dell'angolo la conto già, ok? Per questo lato. Quindi uno. Adesso mi si è stretta tirando il filo. Ok. Uno. Due. 3 4 5 6 7 8 entro nell'angolo e 9 nell'angolo devo fare 2 catenelle rifaccio la mia maglia bassa sempre nello stesso angolo e ripeto questo lato e questo e ci troviamo alla fine arrivata alla fine del giro Entro vedete dove c'è il mio segnapunto, qui c'è il mio angolo, quindi entro nell'angolo e faccio la mia maglia bassa, così ho di nuovo 9 maglie basse anche nell'ultimo lato e ora devo congiungere questa maglia bassa a questa e faccio come sempre il filo sull'uncinetto, entro dove ho posizionato il segnapunto che poi sarebbe la mia prima maglia bassa. Chiudo tutte e tre le asole insieme, tolgo il mio segnapunto e ho finito così il mio giro. Andiamo a realizzare il giro numero 6. Seguitemi attentamente. Allora, qui ci siamo lasciate col giro numero 5, ok? Abbiamo la maglia bassa, abbiamo unito con la nostra, ok? la nostra maglia alta di obliqua come dico io proprio qui nel centro io metto il segnapunto questa volta lo mettiamo qui così sappiamo dove dobbiamo puntare l'uncinetto quando arriveremo a fine giro ok quindi entro per bene così ok quindi qui punteremo l'uncinetto quando finiamo il nostro giro e partiamo con 3 catenelle Ok, il giro numero 6 parte con tre maglie alte, compresa la prima che fa parte dell'angolo. Quindi 1, entro nella maglia bassa, 2, entro nella maglia bassa, 3. E sono 3 maglie alte. Ora, questa maglia alta, vedete, è in corrispondenza della maglia alta sottostante. Quindi io lavorerò quella successiva a rilievo. Che è a fianco di quella rilievo, ok. Quella successiva, questa qui. E la lavoro a rilievo come abbiamo già fatto sulla maglia alta a rilievo. Qui lavoro la maglia alta normale, questa adesso lo allargo un po', così lo vedete meglio. Quindi, questa ha, ha la sua maglia alta. Questa, che sarebbe questa qui, no. Quindi io devo lavorare questa a rilievo. Ok. La maglia alta che troviamo successivamente la lavoriamo normalmente. Maglia alta. Quella invece che qui è normale la devo mettere a rilievo. Quindi quella successiva, anziché lavorarla qui, la vado a prendere da sotto e la lavoro a rilievo. Ora abbiamo finito perché dobbiamo fare le ultime tre maglie alte, quindi nella prima facciamo una maglia alta, nella seconda una maglia alta e nella terza che vuol dire entrare nell'angolino maglia alta. La terza l'abbiamo fatta nell'angolino. Ora due catenelle di separazione, entriamo nell'angolo una maglia alta, ok? Così abbiamo di nuovo il nostro angolo. Adesso dobbiamo girare il nostro lato e andiamo a fare le tre maglie alte compresa la prima dell'angolo, quindi nella prima maglia bassa sarà la seconda maglia alta, nella terza maglia bassa sarà la nostra terza maglia alta. La quarta non la lavoriamo qui ma andiamo a prenderla subito sotto e la lavoriamo a rilievo la quinta la lavoriamo normalmente la sesta la andiamo a prendere non qui non la lavoriamo qui ma la lavoriamo qui quella successiva la lavoriamo normalmente quando lavoriamo normalmente sotto vedete abbiamo la maglia alta rilievo la maglia alta successiva che è normale, io dovrei lavorarla qui, ma io la lavoro a rilievo. Quindi così. Ok, adesso ho solo più 1 e 2 maglie basse, quindi entro nella prima e faccio una maglia alta nella seconda una maglia alta, entro nell'angolo e faccio la mia terza maglia alta. E abbiamo finito anche questo lato con tre maglie alte iniziali 3 maglie alte finali e 3 maglie alte in rilievo vedete 1 2 e 3 l'angolo lo sappiamo già è composto da questa maglia alta 2 catenelle rientro dentro maglia alta ora questa la contiamo già una ma nella maglia bassa facciamo la seconda maglia alta nella maglia bassa successiva la terza maglia alta iniziamo il gioco allora questa corrisponde a questa lavoro quella successiva anziché lavorarla qui la lavoro qui così mettendola a rilievo Sopra la maglia alta, quindi in quella successiva la lavoro normalmente e quella successiva anziché lavorarla qui la lavoro qui prendendo la maglia sottostante a rilievo. Quindi nella successiva maglia alta normale la successiva anziché lavorarla qui la lavorerò a rilievo. Così ora abbiamo queste due maglie basse qui facciamo la prima maglia alta e 1 qui la seconda maglia alta e 2 entriamo ora nell'archetto che c'è proprio dell'angolo e facciamo maglia alta 2 catenelle entriamo di nuovo maglia alta controlliamo d'aver fatto bene il nostro lato abbiamo 3 maglie alte 1, 2, 3 maglie alte a rilievo e di nuovo 3 maglie alte, ovviamente ci sono le due maglie alte normale in mezzo, quindi va benissimo. Facciamone ancora un insieme? Dai, allora, una maglia alta l'abbiamo già che è quella dell'angolo. Andiamo nella prima maglia bassa facendo una maglia alta, nella seconda maglia bassa una maglia alta e in totale così ne abbiamo 3. Bene. dovremo lavorare questa per proseguire normalmente, ma noi andiamo giù perché siamo dispettosi. <ride> andiamo giù e andiamo a fare la maglia alta a rilievo. Ora lavoriamo la successiva normalmente e andiamo anziché lavorare qui, andiamo a prendere questa maglia e la lavoriamo a rilievo. La maglia alta. La maglia successiva viene lavorata normalmente una sì una no ok normalmente e quella successiva ancora anziché qui andiamo a prenderla sotto maglia alta a rilievo presa bene <ride> e poi andiamo a lavorare la prima maglia bassa con una maglia alta la seconda maglia bassa con una maglia alta Entriamo nell'angolo e facciamo una maglia alta. Totale 3 maglie alte 3, 3 e 3 maglie alte a rilievo. Finiamo in questo modo gli ultimi due lati. Alla fine del sesto giro, e vedete che io mi ritrovo con il segnapunto che mi dice devi puntare l'uncinetto proprio qui. E difatti, mi manca una maglia alta, vedete devo farne tre quindi io entro qui, che vuol dire che sono proprio nel centro del mio angolino e faccio la mia ultima maglia alta di questo lato, quindi ne ho sempre tre, ne ho sempre tre e tre a rilievo, ok ora però devo congiungermi quindi sappiamo dove, ci, dove abbiamo puntato l'uncinetto ma dobbiamo congiungere questa maglia al, all'inizio del mio giro quindi filo sull'uncinetto e vado a contare le tre catenelle che abbiamo fatto inizialmente quindi 1 2 e nella terza catenella entro prendo il filo e chiudo tutto insieme è importante che voi mettiate il segnapunto. Eh? Io a volte vi dico potete anche non metterlo, ma in questo caso è importante perché altrimenti vi può dare ehm, dei segnali strani. Non riuscite bene a trovare l'inizio di questo giro e quindi finirlo. Ok, quindi abbiamo finito così il nostro sesto giro. Andiamo a realizzare il giro numero 7. Il giro numero 7, dopo quello delle maglie alte, sarà di maglie basse quindi sono semplicemente due giri: uno con le maglie basse e uno con le maglie alte a rilievo. E non quindi, il giro numero 7, quello delle maglie basse, parte con una catenella entro nello stesso punto. Quindi il nostro angolo e faccio la maglia bassa. Ora prendo il mio segnapunto. E segno dove dovrò entrare col mio uncinetto quando finisco il mio giro, quindi qui. Ok, riprendo la mia maglia bassa e ora partendo già da questa maglia bassa maglia alta, vedete questa, entro proprio in testa alla maglia alta e faccio una maglia bassa. Via dicendo, quindi con queste sono già tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici. 12 entro nel mio angolino e faccio la numero 13 l'angolo sappiamo già che è composto da una maglia bassa in questo giro 2 catenelle e di nuovo una maglia bassa ok abbiamo fatto l'angolo contiamo questa come 1 nella prima maglia alta facciamo la seconda 3 Quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici, dodici. Nell'angolo c'è la tredicesima. Ok? Quindi di nuovo 2 catenelle, rientriamo nell'angolo e facciamo la maglia bassa, così abbiamo composto di nuovo l'angolo e ripetiamo 13 maglie basse in totale per tutti i nostri lati. Ricordate che nell'angolo va fatto maglia bassa, 2 catenelle e maglia bassa. Ci troviamo alla fine del giro numero 7. Sono arrivata alla fine del settimo giro. Come vedete, sono, ho fatto l'ultima maglia bassa nel mio angolino, e ora so che devo puntare l'uncinetto dove ho messo il segnapunto, il segnapunto quindi praticamente dove c'è la maglia bassa. Quindi filo sull'uncinetto, entro nella prima maglia bassa e chiudo il mio giro. Ora, Metto subito il mio segnapunto proprio nella chiusura di questo giro, dove io dovrò puntare, quindi proprio in centro, dove io dovrò puntare l'uncinetto quando ritorno. Ok? Quindi l'abbiamo puntato proprio nel centro del nostro angolo. E partiamo con il giro numero 8. 3 catenelle. Entro nella prima maglia bassa e faccio una maglia bassa. Quindi noterete che un giro, di maglie, quando c'è il giro delle maglie alte, non parlo del giro delle maglie basse, quindi un giro sarà con la partenza di due maglie alte e l'altro giro con tre. Un giro parto con due maglie alte un giro con tre. Questo è il giro che partirà con le due maglie alte scendo subito nella prima vede dove dovrei lavorare questa invece questa me la lavoro a rilievo quella successiva la lavoro in modo normale quella successiva ancora vado sotto vedete che sono a fianco a quella rilievo quindi vuol dire che va benissimo vado in quella sotto e faccio la mia maglia alta a rilievo in quella subito a fianco, vedete che questa rimane vuota, perché ovviamente fa parte di questa maglia. Ok, quindi subito quella dopo lavoro una maglia alta che noterete che va proprio sopra la maglia alta a rilievo, la maglia alta. Successiva la lavoro invece mettendo a rilievo la maglia alta libera sottostante sempre la maglia successiva sarà normale, maglia alta normale, questa invece la lavoro prendendola da sotto. Quella successiva la lavorerò normalmente, una sì e una no. Vedete? Qui non la lavoro normalmente, ma la lavoro Tirando a rilievo questa maglia, vedete c'è sempre una rilievo: una no, una rilievo: una no. Adesso a rilievo e porta a rilievo quella sotto. Quella successiva la lavorerò normalmente, quella successiva ancora, che è poi l'ultima del giro, la lavoro. A rilievo me ne rimane solo più una libera che la lavoro a maglia alta e poi entro nell'angolo e la lavoro a maglia alta quindi partiamo con due e finiamo con due e abbiamo 1 2 3 4 5 e 6 maglie alte a rilievo facciamo ancora un lato insieme qui abbiamo l'angolino quindi facciamo le due catenelle, entriamo di nuovo nell'angolo e facciamo una maglia alta. Ok, adesso nella prima maglia bassa. Ovviamente, qui non farò mai niente nella prima maglia bassa. Faccio una maglia alta e ne abbiamo già due. Quindi scendo e faccio la maglia alta a rilievo nella maglia successiva, che è questa. Maglia alta, nella maglia alta successiva scendo e faccio la maglia alta a rilievo. Nella maglia alta successiva, che è questa ricordate, che ovviamente ve ne rimane una libera dietro perché è questa che prende il posto. Che okay? è di questa libera, questa quindi, nella maglia alta successiva, una maglia alta normale questa l'ho tirata troppo ok in quella successiva ancora che sarebbe io se la tiro ovviamente non riuscite comunque questa vedete qui ho lavorato normalmente questa invece me la metto a rilievo così ok quella successiva andrà lavorata normalmente, quella successiva ancora la lavoro a rilievo. Successiva lavoro la maglia alta e quella dopo la metto a rilievo. Ovviamente ho messo a rilievo la maglia sottostante, no? come abbiamo sempre fatto. Nella successiva lavoriamo una maglia normale e nell'ultima lavoriamo una maglia alta a rilievo, e poi mi rimane questa maglia bassa dove lavorerò la maglia alta e il centro del mio angolino dove lavorerò una maglia alta 2 catenelle e una maglia alta. E ricomincio da capo. Nella prima, una maglia alta e ne ho due scendo e faccio la maglia alta a rilievo nella successiva faccio una maglia alta scendo vedete dovrei lavorare questa scendo giù e faccio la maglia alta a rilievo nella successiva la maglia alta maglia alta a rilievo nella successiva maglia alta qui vedete scendo e faccio la maglia alta a rilievo nella successiva maglia alta maglia alta a rilievo ma chissà perché mi scappa sempre. <ride> Devo avere le mani molto fredde. Nella successiva maglia alta, l'ultima maglia alta a rilievo, ho ancora qui una maglia bassa, qui la lavoro con una maglia alta, entro nel centro e facciamo una maglia alta 2 catenelle e una maglia alta ok e quindi ne avremo 2 maglie alte iniziali 2 maglie alte finali che poi sono quelle dell'angolo e 1 2 3 4 5 e 6 maglie alte a rilievo procedete di per tutti i lati in questo modo, ok? Quindi abbiamo due nella prima maglia bassa, farete la maglia alta e poi scendete a fare la maglia alta a rilievo e quindi una alta a rilievo e una bassa lasciando sempre una libera dietro, ok? Eh, perché altrimenti ne facciamo il doppio. Quindi questa l'ho lavorata, questa qui devo lavorarla a rilievo ma sicuramente io mi sto fasciando la testa nel senso che temo di non aver ehm, spiegato a dovere, a dirvi il vero, temo che sia più complicato di come in realtà è a seconda della mia spiegazione, ma eh, penso che invece voi l'abbiate già capito il punto e quindi state andando proprio senza nessun tipo di problema come vorrei sentirvi in questo momento per dire marina tutto ok non insistere abbiamo capito <ride> ok quindi io sto andando ancora alla fine poi lo farete a occhi chiusi eh? ve lo dico perché non è così difficile come sembra quando lo fate vi verrà di conseguenza e l'ultima mi viene a rilievo e poi faccio lavoro l'ultima maglia bassa. Devo averne due eh, in questo giro, ma è incredibile che mi scappino così. Eh. E poi entro nell'angolino e faccio una maglia bassa, così una maglia alta. Così ne ho due, due catenelle, rientro nell'angolino ed eccolo qui. Di nuovo 1, 2, 3, 4, 5, 6 maglie alta rilievo, 2 iniziali e 2 finali, finiamo così tutti i nostri lati. Sono arrivata alla fine del giro numero 8. Mi tocca fare ancora l'ultima maglia alta sull'ultima maglia bassa che trovo, e poi vedete come comodo il segnapunto. Io so che devo puntare la mia maglia alta dove ho messo il segnapunto quindi, qui. E così avrò le ultime due maglie alte finali, filo sull'uncinetto. Vado a cercare la mia prima maglia alta che è quella composta da catenelle e mi aggancio nella terza. Quindi 1, 2, la terza, è qui. Quindi entro e faccio la mia mezza maglia alta. Sarebbe giusto? Perché chiudo tutte le maglie insieme. Benissimo. Io mi sono accorta che qui stava cambiando il colore però in chiaro. Quindi che cosa faccio? Visto che mh, sto cercando non sarà mai identica una parte all'altra, ma sto cercando più o meno di centrare le sfumature cosa ho fatto? Ho tolto tutta la parte che mh, non era uguale da dal gomitolo, quindi lo Arrotolato su se stesso e quindi cosa faccio qui? Io chiudo come se avessi finito il filo in questo modo perché vedete io devo cercare di rientrare in queste sfumature. Lui mi andava nella parte chiara, cioè che la parte chiara e poi il grigio chiaro e poi diventa bianco. Ok. Io invece devo sfumare nello scuro, quindi adesso cercherò. Ho cercato, no ho cercato, ho tagliato il filo che non mi andava che ci fosse in queste sfumature iniziali e sono arrivata al punto più scuro. Lo riaggancio. Quindi, se voi volete farlo sfumato e eh, cercate di fare. Un Diciamo una parte potete andare avanti tranquillamente, l'altra parte deve imitare la prima, ok? Perché il cardigan è diviso parte destra e parte sinistra. Bene, io cosa faccio? Entro come se dovessi fare dove avessi finito il filo, quindi mi aggancio. faccio questo è il giro delle mie maglie basse mi sono agganciata nel punto sbagliato brava marina <ride> allora rifacciamo mi aggancio ok e adesso faccio la mia maglia bassa perfetto fatto la mia maglia bassa vado subito a segnare dove dovrò agganciarmi quando ho finito il giro quindi nella testa della mia maglia bassa e procedo sulla prima maglia alta procedo a fare le mie maglie basse ok una su ogni maglia di base e questo è il giro delle maglie basse che noi conosciamo bene farò ancora insieme a voi il giro che avete già capito che si ripetono i giri quindi farò ancora insieme a voi un giro che sarà questo che stiamo per fare e il giro numero 9. Ok? Quindi faremo tutto il giro numero 9 che è quello semplice, quello di una maglia bassa su ogni maglia bassa. Quando entriamo nell'angolo facciamo una maglia bassa, 2 catenelle, rientriamo di nuovo dentro una maglia bassa e ok. E questo è il giro delle maglie basse e siamo al giro ripeto numero 9 andremo a fare ancora il, il giro numero 10 insieme poi cercherò di spiegarvelo ancora una volta in modo dettagliato in modo da spero di eh, essere il più chiara possibile ecco non saltiamo nessuna maglia mi raccomando <ride> Quindi andiamo a fare tutto il, il giro numero 9 che è quello delle maglie basse. Nell'angolo ripeto una maglia bassa, due catenelle, rientriamo una maglia bassa e poi ci ritroviamo alla chiusura del giro numero 9. Sono arrivata alla fine del giro numero 9, entro quindi nell'angolino, faccio la mia maglia bassa. E poi filo sull'uncinetto, entriamo dove abbiamo lasciato, vedete, il nostro marcapunto, che vuol dire che è la nostra prima maglia bassa del giro. Entro, prendo il filo e chiudo le tre asoline insieme. Ora stacchiamo, ricordate questo passaggio che è importante: stacchiamo il segnapunto e lo inseriamo proprio nel centro del nostro angolo, che è questo. Ok, quindi perché questo? Perché quando finisco il giro io devo entrare con l'ultima maglia alta proprio dove avrò messo il segnapunto, che è il centro del mio angolo. Ok, ve lo faccio rivedere ancora una volta. Guardate bene, non lavorate, guardate me. <ride> io qui nell'angolo ho fatto la mia maglia bassa. Ho preso il filo, lo inserisco nella prima maglia bassa del giro. Prendo il filo e chiudo insieme. Proprio qui si è formato, vedete qui in centro, guardate, lo metto subito, si è formato un buco. E questo buco, questo buco qui, vediamo se riesco a non farla scappare, che si è formato è il centro del mio angolo. Ok. Forse così è più chiaro, ok? Quindi bisogna mettere il segnapunto quando chiudiamo il giro delle maglie basse nel centro, ok? Quindi diciamo che vi ho specificato dove inserire appunto il segnapunto semplicemente per capire da dove partire, perché potrebbe questo essere il punto dolente, ok? Abbiamo finito quindi il giro numero 9 e partiamo col giro numero 10 dopo aver fatto il giro quindi delle maglie basse andiamo a fare la maglia alta la maglia alta viene viene fatta con le 3 catenelle ok ora entriamo nella prima maglia bassa del giro e facciamo una maglia alta vi ricordate che io vi dicevo un giro partite con due maglie alte e un giro con 3 quando dico 3, ovviamente calcolo anche questa, ok? 1, 2, 3. Quando dico 2, calcolerò sempre questa, quindi 1, 2. Questo è il giro con la partenza da 3. Quindi un giro di maglie alte partirà, partirà e finirà con 3 maglie alte. Un giro di maglie alte partirà e finirà con 2 maglie alte. Ed è chiaro anche questo punto, vero? Ok quando siamo partiti con le tre maglie alte e così per tutti i giri eh, un giro ripeto partirete con tre e finirete con tre un giro partirete con due e finirete con due però poi alla fine il il, il gioco è sempre lo stesso cioè quello che noi dobbiamo andare a fare è una maglia alta a rilievo in questo caso questa l'abbiamo già fatta ma maglia alta normale questa la faremo a rilievo ma lo vedete anche voi perché deve essere sempre una sì e una no, una a rilievo, una no. Ok, quindi in questo caso quella a rilievo deve essere questa a fianco a quella a rilievo, quindi una rilievo e una no. Ok, una rilievo e una no. In questo caso questa mi andrà a rilievo. su quella a rilievo che corrisponde a questa la faremo a maglia alta normale e ripeto per controllare voi vedete che qui ce n'è una libera quella libera perché perché abbiamo fatto la maglia alta a rilievo quindi questo è il posto della maglia alta a rilievo, sto cercando veramente di far di farvi tutto per farvelo capire perché è troppo bello questo punto e troppo bello questo cardigan. Quindi mh, sto cercando in tutti i modi di spiegarvelo e spero di riuscirci. Quindi la maglia alta l'abbiamo fatta sulla rilievo, adesso in questa anziché entrare qui, entro in questa e faccio la maglia alta a rilievo poi una maglia alta sulla maglia alta a rilievo guardate dietro vedete che questa è libera e il posto di questa a rilievo quindi abbiamo fatto la maglia alta sulla maglia alta a rilievo ora andiamo in quella successiva io scendo giù e faccio la maglia alta a rilievo sempre presa meglio Okay. <ride> quella a fianco andiamo a fare una maglia alta normale che è proprio sopra quella a rilievo e qui metto a rilievo la maglia successiva prendendola da giù sopra la maglia alta a rilievo una maglia alta e in quella successiva vado a prenderla giù e faccio quella a rilievo quella successiva che è questa questa la lascio libera quindi questa vado a fare una maglia alta ok così e poi in quella successiva scendo e vado a fare la maglia alta a rilievo quella successiva guardate dietro, questa la libero, questa la impegno, faccio la maglia alta. Quella successiva sarà a maglia alta, perfetto. Adesso l'ultima che lavoro a rilievo è questa. E poi andiamo a fare nella prima libera, vedete questa. La lascio libera, questa la impegnerò quindi qui vado a fare una maglia alta, la seconda maglia alta e la terza maglia alta entra e sarebbe quella dell'angolo, no proprio come io sono partita quindi 1, 2, 3. 1 2 3 quindi vuol dire che tutto sta andando bene e come maglia a rilievo ne abbiamo 1 2 3 4 5 6 7 quindi giro facendo le due catenelle rientro nello stesso punto dell'angolo ok perché devo avere il mio angolo quindi maglia alta 2 catenelle e maglia alta e proseguiamo nell'altro lato nello stesso modo Via così e via così, ok. Allora cerchiamo di riassumere. I giri sono sostanzialmente due: uno è di maglie basse e uno di maglie alte alternate, una a, una a dritto, una maglia alta normale dritta e una maglia alta a. Rilievo, ok, però dobbiamo partire in modo sfalsato ogni volta. Quindi, una volta partiremo con tre maglie alte che sono queste tre, ok, queste sono le prime tre iniziali. Con tre maglie alte, poi iniziamo a fare una sì, una no, una sì, una no, una sì, una no, e via dicendo. Finiremo ovviamente con tre. La volta successiva sarà quella delle maglie basse, quindi una maglia bassa su ogni maglia bassa. Vi ho già spiegato come partire e iniziare. Forse sono stata anche un po' noiosa a ripeterlo tutte le volte. Il giro che verrà dopo le maglie basse, quindi maglia alta, maglia bassa, si ripeterà la maglia alta. Quando dico maglia alta intendo una a rilievo e una no, ok? quindi Se questo mi è partito con tre maglie alte e finisce con tre maglie alte, il giro successivo deve partire con due maglie alte, con ovviamente la terza o la seconda, e, e quella del, dell'angolo, ok. Quindi sono due in realtà sul lavoro e la terza nell'angolo. Quando andrete a fare qui, l'abbiamo fatta insieme con tre maglie alte iniziali e finali quando andrete a fare il giro con le maglie alte da due ovviamente farete quella dell'angolo poi quella subito dopo e inizierete a fare la maglia alta a rilievo ok quindi prima si parte con 3 si finisce con 3 poi ci sarà la maglia bassa, il giro delle maglie basse, e dopo ci sarà la partenza con due, e finisce con due. E poi alternate. Io sono certa che voi siete talmente brave che avete compreso qual è il lavoro. Ora dobbiamo andare semplicemente avanti e far crescere il nostro esagono. Fino a quando andremo avanti? Ok questo esangono continuerà a crescere poi ovviamente vedrete voi dove mettere se mettere delle sfumature diverse o non metterle se continuare con lo stesso colore o se farla tinta unita questo è di vostro gradimento cioè, scegliete voi il, il tipo di varianti di colore e quello che volete ok io ho scelto di farlo in questo modo qua e sono andata avanti finché non ho trovato l'altezza chiudendo adesso qui ve lo apro chiudendo il mio esagono in questo modo mi basta semplicemente prendere perché questo iniziando ad andare avanti allora questo è il mio esagono dietro che è bello anche dietro, dirvi il vero, e questo è il davanti. Io, che cosa faccio? Prendo un lato: devo per forza prendere questo perché lo sto allungando. Un lato del mio esagono e lo chiudo in questo modo. Ok, chiudendolo voi vi ritrovate a vedere una parte che deciderò di chiamare manica e una parte che sarà a questo punto. Se questa è la mia manica, questa parte qui sarà la metà del mio corpo. Io non guardo adesso la metà del mio corpo, non mi interessa in questo momento. Io devo andare avanti col mio esagono così come io vi ho mostrato inizio tutorial, finché non raggiungo l'ampiezza giusta della mia manica. Ok? E ognuno avrà la sua misura. Ecco che noi lo modelleremo sul nostro corpo. Io ho, mi sono fermata a un'altezza di circa 16 centimetri ok più o meno eh più o meno sono circa 16 centimetri di altezza a me va bene va bene se voi lo volete perché una bimba lo volete più piccolo vi sarete fermate prima se lo volete più ampio più comodo con una manica più Comoda nel vero senso della parola, proprio più ampia, sotto l'ascella, allora andrete avanti tante volte quanto a voi occorre. Non guardate l'ampiezza della metà corpo, ma solo questa misura, cioè quella del vostro scalfo. Ve ne accorgete voi? In che modo? Fate, unite un lato del vostro esagono e provatela. Mettete qui delle potete anche imbastirla o potete mettere delle, delle spille da balia quello che a voi più mh, avete come comodità in sottomano e tenendo fermo questa parte provate semplicemente a inserire il vostro braccio fino ad arrivare a toccare la vostra scella se vi è comodo vi fermate e continuiamo insieme se invece vedete che non va bene o dovete scucire perché è troppo ampia, oppure ma se mi state guardando passo passo saprete bene che questo è il punto critico cioè critico nel senso che qui che eh, si sì, arriverà alla misura esatta del nostro scalfo ok quindi se vi fermate troppo presto e non la provate sarà stretta e dovrete poi scucire se invece vi fermate troppo in avanti perché magari siete andati avanti, guardavate la TV e diventerà troppo larga e quindi dovrete scucire. Ecco, qui dovete stare attente, attente proprio a questa misura qui. Ok? Detto questo, io vi auguro buon lavoro, spero che sia chiaro tutto fino a questo punto. Vado avanti anch'io con la mia metà corpo e poi ci ritroviamo qui e vi spiego qual è il prossimo step